L'esercitazione è finita. Tornate ai vostri posti. Ma dobbiamo ancora... Obbedisce e non discutere. Abbiamo di fronte più che semplici soldati. Se ti riferisci alla magia di Kalungo, non sono d'accordo. I Baietani hanno sempre voluto ridurci in schiavitù, ma ogni volta che hanno tentato, noi li abbiamo sconfitti. Sinceramente non vedo come la magia di Kalungo possa cambiare le cose. Può farlo, invece. E ce ne accorgeremo presto. Questi tuoni sono solamente l'inizio. Se Kalungo ha veramente simili poteri, come riuscirai a fermarlo? Solo la spada di Azundati potrebbe. Niente. Azundati e la sua spada sono una leggenda che risale a 500 anni fa. Per vincere non abbiamo bisogno di alcuna magia. Sarà sufficiente il nostro coraggio, ve l'assicuro. Balgur! Balgur! Dove sei? Dammi i tuoi poteri, Balgur! Che magia mai questa? I Baietani ci attaccano! Tutti ai propri posti! Presto! Eliminate quei fuochi! I Baietani posseggono delle armi magiche! Non possiamo difenderci! Le spade non ci serviranno a niente! Siamo assediati dentro la città! State attenti a quel carro! Puoi fare qualcosa? Kalungo è troppo forte. Salvate la pietra sacra. Portatela al più presto fuori dalla città. Non deve assolutamente cadere nelle sue mani. Tashigi, porta la pietra sacra a Shurma e di alla regina quello che succede. La nostra salvezza è nelle tue mani. Diala! Prendi 5 amazzoni e recati al tempio. La pietra sacra deve essere trasferita a Shurma. Venite con me!
All'attacco! Uccidiamoli tutti! Avanti! Andiamo alla porta! Una di qui sarà nostra! Niente potrà fermarci! Nessuna pietà per i pesanti di infissi! Coraggio! Coraggio! Facciamo uscire da qui, ci sono soldati ovunque. Usiamo il passaggio sotterraneo, andiamo. È ora di festeggiare. Imbissi è nostra. Ascoltate, la terra di Smeraldo sarà presto tutta nelle nostre mani. La notte è lunga e siamo tutti ansiosi di godere la vittoria, quindi buon divertimento. Mezza testa, provvedi a sistemare la casa più grande della città per me. E voglio che la pietra sacra sia portata lì. Quindi le Amazzoni sarebbero riuscite a portarvi via la pietra sacra così? Esatto? Sì. Sì, potentissimo signore. Combattevano come fossero demoni. Demoni? Io sì che potrei mostrarti dei veri demoni. Beh, ammetto che quella pietra avrebbe potuto essermi molto utile, invece saranno loro ad usarla contro di me. Quel che conta è che avete fallito. Che siano portati ai cancelli e impalati sulla piazza a testa in giù. Lascerò che la loro incompetenza marcisca con la loro carne. Sempre ai vostri ordini, potentissimo signore. Abbiate pietà, potentissimo signore. Pietà? Mi chiedi pietà per aver fallito? È davvero una cosa strana. Chi sbaglia non merita pietà. Tu sei il nostro maestro. Guarda nell'albero dove dimora la tua anima. Scruta dentro di noi. Fa che gli alberi che custodiscono il nostro spirito ci proteggano dal nemico invasore. Chiediamo al bosco sacro
di darci la forza di resistere e di mostrarci la spada per salvare la terra di Smeraldo. Fa che gli alberi che guidano il nostro spirito ci indichino il luogo dove è custodita la spada di Azzundati e illuminaci con la tua saggezza. Avanti, sbrigatevi! In piedi! Via! Alzati! Il re Calungo sta aspettando! Andiamo! Anche tu! Camminate! Fate camminare questi miserabili schiavi! Andiamo! Sbrigatevi, presto! Andiamo! Anche tu, non hai sentito? Forza! In piedi! E muovetevi, straccioni! Sono arrivati. Balgur. Sono soltanto 8, Calungo. Via. Pietà, pietà, che cosa volete farci? Un po' pochi questa volta, non credi? Sto facendo la mia parte, come d'accordo? Certo, vite umane in cambio del potere. Le prime fornite da te. Ma gli immortali ti concedono il potere. Quindi se vuoi accrescere la tua forza in cambio... devi darci altre vite umane. È chiaro, Calungo? Sei stato chiarissimo, te l'assicuro, Balgur. Amazzoni sono arrivati qui a Shunnar con la pietra sacra, ma Imbissi è stata presa. Saremo noi i prossimi? Non finché ci sarò io al comando. Potrai difenderci anche dai fulmini magici. Grazie al vostro coraggio, Calungo non è riuscito a impossessarsi della pietra sacra con la quale sarebbe diventato invincibile. Bene, a questo punto devo chiedervi una cosa che per noi è estremamente importante. Quando eravate nel bosco sacro a pregare, che cosa avete visto nel vostro albero? Beh, io ho visto il mio spirito, maestà, come sempre. Sì, anch'io, maestà, e nient'altro. Anch'io ho visto il mio spirito. E tu, Diala? Che cosa hai visto? Io ho visto una spada che ardeva nel buio. Perché non hai detto niente quando eravamo nel bosco? Tashinghi! Diala, la tua visione deve essere esaminata. Potete andare, mie amazzoni. So che era la spada di Azzundati. Ma non ho visto il luogo dove si trovava. Quindi la mia visione non ci può aiutare. Può aiutarci moltissimo, invece. Io vedo una collina lontano, oltre la foresta di Pagash. In cima c'è una grotta. Io sono in prossimità della sua entrata. La mia visione è molto chiara. Ma purtroppo non riesco a vedere cosa ci sia dentro. Ora so dov'è la spada. Dobbiamo recuperarla a tutti i costi.
È la nostra ultima speranza di salvare il regno. Troverò quella grotta, maestà, e tornerò con la spada. Hai la mia benedizione. Che gli dei premino il tuo coraggio. Gli imbissiani sono in rivolta, potentissimo signore. Due delle nostre spie sono state trovate uccise. Tra loro c'era Sebastian, il nostro uomo migliore. Nessuno piange la morte di un traditore. C'è altro, comandante Arban? Beh, corre una voce tra il popolo, potentissimo signore. E cioè? Beh, ecco. Parla. In giro si dice che esiste una spada in grado di distruggerla. Quella spada è soltanto una leggenda, nient'altro. Lasciamo agli imbissiani i loro sogni. Noi sappiamo bene che non è vero. Certo, potentissimo signore. Sii pronto con le tue truppe. La terra di Smeraldo presto sarà tutta nostra. Sarà fatto, Kalungo. Se la spada è nel territorio dei Pagash, ci vorrà un esercito per prenderla. Non possiamo permetterci di impiegare un esercito dopo le perdite subite ai imbissi. Andrò da sola. No, tu andrai con Tashi. Hai bisogno di una copertura, Diala. Hai ragione, Tashinghi. Ma anche Tashi deve essere d'accordo. Sono certa che lo sarà, maestà. La grotta deve trovarsi su una delle colline sconosciute. Per arrivarci bisogna passare attraverso la terra dei senza legge e la foresta dei Pagash. Non dimenticarlo. Gli immortali sono vicino alle colline sconosciute. Allora gli immortali dimorano laggiù. Spero di non incontrarli sul mio cammino. Diala, tu hai avuto la visione. E solo tu puoi rimuovere la spada dal luogo dove ora riposa. Solo tu. Certo, capisco. Allora è deciso. Adesso voglio parlare da sola con te. Tashi, vieni qui, devo parlarti. È piuttosto difficile per te accettare Tashi come compagna, ma è il nostro elemento migliore. La faida fra le vostre due famiglie è andata avanti troppo a lungo. Mia madre e sua madre. Porta a termine la tua missione con successo e diventerai una persona importante. Avrai un nome. Ti garantisco onori e ricchezza per tutta la vita. La sola cosa che conti per me è sconfiggere Kalungo. Gli spiriti sono stati saggi a scegliere te. Adesso, dimentica il passato e lavora insieme a Tashi per recuperare la spada. Forse non ho capito. Cosa vuoi che faccia? Uccidila. Sono stata abbastanza chiara adesso. Hai già dimenticato chi mi ha ridotto così? È stata la madre di Diala. Avevo giusto la tua età, Tashi. Ci battemmo per un uomo. Lui divenne il padre di Diala. Comunque la loro felicità non durò a lungo. La loro morte non fu un incidente. Non parlare mai di questo. Obbedisci e non discutere, chiaro? Dopo che Diala avrà recuperato la spada, tu la ucciderai. E riporterai la spada qui a Shunnar. Onori e merito saranno tuoi. E io avrò ottenuto soddisfazione. Ti ho cresciuto aspettando questo momento, Tashi. Sarai lo strumento della mia vendetta. Non ho mai amato tuo padre. E non credevo che avrei amato te. Ma ti amo. Dimmi allora, sei mia figlia oppure no? Sì, sono tua figlia. Dicono che i Pagash facciano sacrifici umani. Più che altro con i poveri Niani, che non sono in grado di difendersi. Non è il momento di discutere, è tardi. Andiamo. Torneremo presto, con la spada.
Avanti, calmati, piccola mia. Si tratta di una visita gradita. Andiamo, hai già fatto colazione. E con dell'ottima carne viva. Deve essere accaduto qualcosa se sei venuta fin qui. Sì, ho notizie per te. Allora dimmi. La spada di Azzundati è stata localizzata. È oltre la terra dei Pagash, sulle colline sconosciute. Due amazzoni sono state già mandate a recuperarla. Naturalmente la useranno contro di te. E credi che la loro missione possa avere successo? Una delle due amazzoni è mia figlia, quindi porterà a me la spada. Io farò in modo che non ti crei problemi e andremo avanti come è deciso. Ah, cara Tashinghi, tu saresti fantastica come regina di Smeraldo. Io farò la mia parte, tu farai altrettanto. Tashinghi potrebbe usare quella spada contro di me. Devo fidarmi di lei? Tu che ne pensi, Akan? Se è capace di tradire il suo stesso popolo, allora può tradire anche te. Sì, sono d'accordo. Per questa ragione voglio che la spada sia al sicuro nelle mie mani. Quindi segui le due amazzoni, Akan. Aspetta che abbiano trovato ciò che cercano e poi togliele di mezzo. Tutte e due. E porta a me la spada. Ascolta. Sarai largamente ricompensata se riuscirai. In caso contrario, beh, allora in questa stanza ci sarà un nuovo tappeto. Sono stato chiaro. Senza legge! Facciamoci sotto, coraggio! Forza, che c'è l'avvertenza! Prendi questa! Sì! Lasciala a me questa! Sapevate che non è prudente passare da queste parti? Ma che diavolo? Forza, presto, scappiamo! Via! Via, via! Tashi! Se ne va via. A volte non si distinguono gli amici dai nemici. Cosa faremo se Diala e Tashi non dovessero tornare? Mia figlia non fallirà, ne sono certa.
quanto tempo aspetteremo? Quanto sarà necessario. Non possiamo affrontare Kalungo senza la spada sacra di Azzundati. È soltanto un uomo. Basta affondare un coltello nel suo cuore e lui e la sua magia finiranno. Ma quel coltello non arriverebbe fino a lui. È strano sentir dire questo proprio dal generale delle Amazzoni. Se ne renderebbe conto chiunque, perfino un bambino. Comprendo la tua ansia, Abron, ma quella spada è la nostra unica salvezza. E per quanto riguarda Kalungo, sono d'accordo con Tashing. Questa è la mia decisione. Riusciranno a passare i cavalli, secondo te? Diala! Dobbiamo agire in fretta, altrimenti finiremo tutti nelle mani degli immortali. Nessuna notizia da Shunnar? Niente. Non possiamo più aspettare. Ogni giorno Kalungo consegna agli immortali decine di noi. Dobbiamo fermarlo. Come, Timar? Con che cosa? È necessario scoprire quali sono i suoi punti deboli. Timajin dovrebbe portarci informazioni preziose. È in ritardo. Prendi. Andiamo! Forza, muovetevi! Vedi! Arriva qualcuno. Ti immagino aveva ragione, prendeteli! Quanto hai pagato, ti immagino? Portateli via! Di qua. Per te, Avasha, perché regni la pace tra noi Niani. Guarda, di Pagash. Get her!
tu ti renda conto dei rischi che corro venendo qui. Io capisco più cose di quante tu non creda. Riesci ad immaginare fin dove arrivi la mia ambizione? Beh, so che vuoi conquistare il mio popolo. Non soltanto il tuo popolo, ma tutti i popoli. I poteri che ho non sono un dono. Li sto pagando un prezzo molto alto ed ho intenzione di usarli sfruttandoli al massimo. Nessuno potrà fermarmi. Voglio al mio fianco qualcuno che sia all'altezza, Tashingi. Una donna forte. Come te. Mio marito era un debole. Per questo è morto. Shunnar è molto lontana. Devo andare ora. Sì. Credi che io sia tua, Kalungo? Credo di sì. Che fine ha fatto la tua leonessa? È a caccia. Sì, a caccia. Amica ti ha lasciato sola, vero? Cammina! Non ti servirà niente! Così difficile, no? Pagas Giulio. Che significa Pagas Giulio? Pagas. Morte. Pagas Giulio. Pagas Giulio. Muovetevi, più veloci! No! Fatemi uscire, lasciatemi! Sbrigatevi se non volete finire la ruota! Fate camminare questa gabbia, avanti! No!
No! No! Avanti, muovetevi! Forza! Forza! Dove stai andando? Sono in missione per il re. E di che missione si tratta? Chiedilo a Calungo, io aspetterò qui. Ma sbrigati, mi ha detto che è urgente. D'accordo, vai. Lasciatelo. È così che ripaghi la mia benevolenza, osando sfidarmi? Sei un ingrato. Un giorno gli immortali prenderanno anche te, Calungo. Mettetelo là dentro. Lo impaliamo questa notte, potentissimo signore? No. Penso che lo lascerò alla mia leonessa. Adora la carne fresca. Giulio! Prendi questo. Almeno morirai senza sentire dolore. Giulio! Thank you.
Hai voluto le foglie dell'oblio, quindi morirai soffrendo. No! Avanti, potete uscire, siete Alzate. Libere. Forza, muovetevi. No. Niente più pagasce Sulio. Andiamo, venite fuori. È fuori, finita. Presto. Coraggio, siete libere. Potete andarvene adesso. È finita. Avanti. E finora? Quante anime ha consegnato Calungo agli immortali? Più o meno un centinaio, maestra. Ciò che hai fatto dimostra che il coraggio non ti manca. Avrei voluto ucciderne molti di più. Ne avrai l'occasione, non dubitarne. Tashinghi. Che sia addestrata a combattere come guerriera. Va agli alloggi di Liamazzoni e riposati. Grazie, maestra. Non può andare avanti così. Sono d'accordo. Dobbiamo agire. Maestra, sono pronto a morire per salvare il nostro popolo. E come me, tutti i tuoi soldati. Basta un tuo ordine e attaccheremo, anche senza la spada. Sì. Non possiamo più aspettare. Esiste un'alternativa alla spada di Azzundati. Forse io posso combattere i fulmini di Calungo con i poteri della pietra sacra. Per fare questo, in cambio dovrò cedere la mia anima e trasferirla nella pietra che ne acquisterà la forza. Ma il suo potere potrebbe esaurirsi presto. Devo confessarti una cosa, Diala. Non credevo che mi avresti salvata. E non solo perché avevi una missione da compiere. Perché allora? Non siamo mai state molto amiche, se non sbaglio. Ascolta, Tashi, acqua passata, chiaro? Per quel che ne so, le nostre madri si odiavano. Tashinghi per questo ha perso la mano. I miei genitori per lo stesso motivo sono morti. È successo tanto tempo fa e la cosa non ha niente a che vedere con noi due. Il passato è ancora vivo, Diala. Credi davvero che sia così? Farò io il primo turno di guardia. Tashinghi, Tashinghi! Vieni subito a Imbissi, Imbissi! Traditrice! Traditrice! Sporca!
fatto molta strada per venire fin qui. Perché mi hai chiamato? Che cosa vuoi? Voglio sapere di quante truppe disponete attualmente. Se la regina ha deciso di attaccare e quando. E infine se hai notizie della spada. E così avrei cavalcato tutta la notte solo per questo. Per delle informazioni che qualunque spia da strapazzo avrebbe potuto darti. Io mi servo di spia di prim'ordine, ricordalo. I miei piani sono accuratamente preparati e niente è lasciato al caso. E tu? Tu non riesci a pensare ad altro che alla tua mano. Io ti offro il potere assoluto e tu ti lamenti per essere dovuta venire qui da Shunnar nel mezzo della notte. Il potere assoluto, Calungo. Esatto. Quando avrò la spada di Azundati nelle mie mani, sarò in grado di conquistare perfino gli immortali. Mia figlia la porterà a me, Calungo, non dimenticarlo. Nelle mie mani. Non sperarci troppo, Tashigi. Come sai già, la mia leonessa è andata a caccia. E ha l'ordine di tornare qui con la spada. Te l'ho detto, io non lascio mai niente al caso. Credi di essere abbastanza forte per stare al mio fianco, costi quel che costi? Sì, lo sono. Molto bene. Allora, di quante truppe disponete attualmente? Quando darà l'ordine d'attaccare la regina? E infine, che notizie puoi darmi della spada? Grazie per avermi salvato. Pensavi che non l'avrei fatto? La spada è più importante. Anche tu mi hai salvato la vita, ricordi? È naturale, no? Ah, non lo so. Beh, che vogliamo fare con loro? Le aiuteremo. Staremo qui finché avrai la febbre. Dimentichi la nostra missione. Forse è già tardi, non possiamo perdere tempo. Tashi, ascolta. Hanno bisogno di noi, te ne rendi conto? Se non li aiutiamo, i Pagash di certo le cattureranno di nuovo. Se vogliamo che la missione abbia successo, dobbiamo meritarcela. E come si difenderanno? Vale la pena di tentare. Questa è un'arma. Può essere usata sia per attaccare che per difendersi. Ora te lo dimostro. Coraggio. Datti da fare. Le cose si mettono male a quanto sembra. Le due guerriere sono ancora vive. Le voglio morte. Anche se doveste setacciare la foresta, trovatele. E questa volta, uccidetele! Sì! Questo è il vostro nemico. Dovete imparare a colpirlo nei punti giusti, capito? Prima di ucciderlo, dovete metterlo fuori combattimento, colpendolo qui. E qui. Ma per adesso, è meglio concentrarsi sul punto essenziale. Avanti. Metticela tutta, Lali. La tua vita dipende da questo, è chiaro? Non ci riesco. No. Ce l'ha fatta? Sei stata bravissima, Lali. Avanti, Lali, dici come hai fatto. Vorrei essere capace di farlo anche. Cosa le hai detto? Indovina. Andiamo, dimmelo. Andiamo!
saremo sole, Tash. Sei in grado di combattere? Sta a guardare. Abbiamo bisogno di voi. Vi abbiamo viste combattere. Ve la cavate da sole. Ci aspetta un compito molto importante. La salvezza del nostro popolo dipende solo da noi. Andiamo, mettiamoci in marcia. Buona fortuna. Non dimenticate, combattere vuol dire non dover scappare. Addio. Le colline sconosciute sono ancora molto lontane. Sì, da quella parte. Se almeno avessimo un cavallo. Ci sono problemi? Ancora non lo so. C'è qualcosa di strano. Volevi un cavallo, no? Credo che ci stia invitando a seguirlo. Andiamo, non c'è tempo da perdere. No, guarda. Ci fa strada. Sì, forse può esserci utile. Benvenute. Sono felice di vedervi. È stato il cavallo a guidarci fin qui. Inar sa riconoscere le persone giuste. Due amazzoni coraggiose, lontane dalla loro terra, con una missione da compiere. Stiamo cercando la spada di Azundati. Entrate, fate onore alla mia tavola, giovani guerriere. Calungo. Il mago che solo la spada può sconfiggere. Come fai a saperlo? Donna misteriosa. La spada sta chiamando. Chiama dalla sua grotta lucente. Saranno in tre ad entrare. Uno soltanto uscirà. Colei che possiede la spada pagherà. Perché saranno tre? Noi siamo soltanto in due. Ci siamo soltanto noi due, capito? Oggi partiremo per liberare la città di Imbissi. Re Calungo è potente, ma noi abbiamo coraggio, non ci fa paura. E soprattutto la pietra sacra ci proteggerà. Tu sai dov'è la spada? Segui la pianura finché non raggiungerai le colline. Sulle colline troverai la grande ferita nella terra.
Sei tu la terza persona che entrerà nella grotta. Non posso dire di più. Adesso vai. Ma cosa ti è preso? Vuoi spiegarmelo? Cerchiamo la spada, siamo qui per questo, no? Shonar la Grande, eri la terra della regina di Smeraldo. Ora sei la mia terra. Balgur sarà ben rifornito. Attento alla tua coscienza. La mia coscienza, povero sciocco, è in gabbia. Credi che le sbarre siano sufficienti a imprigionare la coscienza di un uomo? Dipende. Vedi, un uomo può essere guidato, schiacciato o messo in gabbia come te. Dovresti uccidermi subito, prima che sia troppo tardi. Certo che ti ucciderò, questo te lo garantisco, ma come e quando dipenderà esclusivamente dai capricci della mia leonessa. Per il momento mi farai compagnia. Ti assicuro che sulla porta dell'inferno tu non riderai. L'inferno? L'inferno sarà la mia grande conquista. Allora sì che sarò in paradiso. Faremo ad attraversare. Thank you.
Lo sapevi. Non uccideresti un'amica. Hai ragione. Quella donna ha detto che saremmo stati in tre nella grotta, ma ne sarebbe uscito soltanto uno. Beh, si sbagliava. Viala! Gli Shunnari sono pronti ad attaccare, potentissimo signore. Nessun segno della spada di Azzundati. Comunque, il sommo sacerdote ha portato con sé la pietra sacra. E questa brilla nella notte buia come una torcia. Le nostre spie dicono che la useranno al posto della spada. E così quel vecchio pazzo ha deciso di giocarsi la sua anima. D'accordo, vediamo chi vincerà. Dobbiamo varcare le mura ed entrare in città velocemente. In tal modo Kalungo non potrà lanciare i suoi fulmini contro di noi. Rischierebbe di colpire i suoi stessi uomini altrimenti. Tu credi che gli importerebbe davvero? Tenterò di respingere i suoi attacchi il più a lungo possibile. Pregate. È la nostra unica speranza. È l'ora. Su, attaccate. Finito! Non avresti dovuto farlo, prete! Adesso moriranno tutti quanti! Non arriverò mai in tempo. Hiner ti porterà là. È molto lontano, anche con un cavallo ci vorrebbero dei giorni. Hiner è molto più di un semplice cavallo. E la mia spada è molto di più di una semplice arma. La tua spada? Sei Azzundati? Sei immortale, dunque. Immortale. O forse soltanto in attesa della morte. Adesso
Ascolta ciò che ho da dirti. Il futuro dipende da te, ma non c'è molto tempo. Devi affrettarti. Cavalcherai attraverso la terra degli immortali. Gli immortali. È il solo modo per farcela. Nella loro terra ci sono passaggi che conducono oltre il tempo e lo spazio. Inar conosce questi passaggi. Naturalmente è pericoloso, ma non devi preoccuparti, perché possiedi la spada che ha ucciso Balgor. Ma questa spada appartiene a te, Azundati. Non più ora. Colei che possiede la spada deve pagare il prezzo, aspettando una persona degna di sostituirla. Tu, Diala. Puoi prenderti cura di Tashi per me? Stai tranquilla. Nella foresta, presto! Arban, voglio che tu prenda più prigionieri che puoi. Mi servono per gli immortali. È un piacere! Per noi alla fine! Guardatela! Tu non riuscirai a sconfiggermi! Io sono imbattibile! Thank you.
fuori! Cosa c'è? Hai paura di me? Vita alla nostra regina! Libertate tutti i prigionieri! Onore di Ala, la nostra salvatrice! Tashinghi, traditrice. Non avrei mai immaginato una cosa simile. Abron ha l'incarico di trovarla e di assicurarla alla nostra giustizia. Tashi era diversa da sua madre. Avrebbe dovuto uccidermi. E invece è morta al posto mio. La sua memoria sarà onorata. E anche tu lo sarai. Ora possiedi la spada. Non sono la sola, maestra. Che vuoi dire? Spiegati meglio. Il fatto è che Azundati è ancora viva. Ancora viva? Sembra una cosa impossibile. Ha detto che avrei dovuto pagare un prezzo. Forse la morte di Tashi. Devi pensare soltanto al tuo futuro ora. Voglio che tu sostituisca Tashinghi come comandante delle Amazzoni. Allora, qual è la tua risposta? Diala, che cos'è? Qualcuno sta uccidendo il mio albero. Qualcuno sta uccidendo il mio albero. Uccidere la tua anima quando posso fare a pezzi il tuo corpo! Ucciderò come ho ucciso tuo padre e tua madre. No! Darò la mia vendetta. Io
ucciderò come tu hai ucciso Tashi. Non io, tu l'hai condannato a morte. Bugiardo! Che fine ha fatto la tua magia, Diala? Maestà, sono un fantasma. Anche tu lo sei. Siamo tutte e due vive, te l'assicuro. Ma il mio albero? Sì, è morto. Allora il mio spirito mi ha abbandonato. Dovrei essere morta anch'io. Cara Diala, sei divenuta un'eroina per il nostro popolo. Sei entrata nella storia ormai. Secondo la nostra fede, tu saresti dovuta morire quando il tuo albero è caduto. Tutti quanti a Shunar lo pensano. Solo noi due sappiamo la verità. Allora, ciò in cui abbiamo sempre creduto è falso? Da moltissimo tempo. Anch'io vorrei trovare una risposta. Ma non la trovo. Se la nostra gente scoprisse che sei ancora viva, comincerebbe a porsi la stessa domanda. E come me non troverebbe risposta. E allora? Sarebbe la fine di ogni certezza per noi. La verità ci schiaccerebbe, non siamo ancora pronti per accettarla. Ci sentiremmo abbandonati a noi stessi. Ma un giorno potremo farlo. Il nostro popolo dovrà imparare che la tradizione è essenziale, ma come base da cui partire per crescere. Solo allora accetterà la realtà. Devo morire, quindi. O almeno sparire. Buona fortuna, Diala. Azzundati, rispondimi! Mi aveva detto che saresti tornata. Ma sei proprio tu, com'è possibile? È stata Azzundati. Ma lei dov'è adesso? Ha detto che il suo lavoro è finito e il prezzo pagato. Ho visto com'è morta mia madre. Mi dispiace, Tashi. A me no. Ha cercato di essere una madre per me, a modo suo, certo, ma non era capace. Tu, Diala, sei mia sorella adesso. Ascolta, ho intenzione di rimettere la spada al suo posto. Spero che non ci sia occasione d'usarla per almeno altri 500 anni. Inar ci porterà tutte e due.